Parliamo oggi di lavoro, un altro tema molto importante per i marchigiani. Ci sono misure della regione che vanno direttamente alle persone che stanno cercando lavoro, che vogliono stabilizzare il loro posto di lavoro. Sono i fondi FSE della Comunità Europea che attraverso varie misure realizzano l'incontro fra chi cerca lavoro e chi lo offre. Attraverso tirocini formativi e stabilizzazione di chi già lavora in imprese, 14 milioni di euro hanno permesso a 1.180 persone di trovare un posto di lavoro. Attraverso la creazione di nuove imprese, con 13 milioni di euro si sono create 450 nuove imprese che hanno dato lavoro a 800 persone. Stando vicino a chi più fatica a trovare lavoro, penso ai giovani, penso a chi ha dei problemi, attraverso le borse lavoro e garanzia giovani, con 17 milioni, 2.300 persone hanno trovato lavoro. Un'altra forte spinta all'occupazione avviene sostenendo le imprese marchigiane. Le sosteniamo nell'innovazione, le sosteniamo nel credito, nella internazionalizzazione, le sosteniamo quando fanno investimenti produttivi. Con 200 milioni previsti, di cui 50 già spesi, si sono creati 1.475 posti di lavoro. Per le imprese che sono nell'area sisma, a queste misure se ne aggiungono altre. 100 milioni a favore delle imprese che hanno continuato a credere e svilupparsi nell'area sisma. Prevediamo che queste risorse creeranno altri 1.000 posti di lavoro. Misure anche per le imprese agricole esistenti. 4.000 imprese beneficeranno di 200 milioni, permettendo di mantenere 4.000 posti di lavoro. Anche nell'agricoltura, come per le altre imprese, quelle che sono in area sisma riceveranno risorse aggiuntive. Parliamo di 65 milioni di euro in più previste per queste aree, in grado di creare 2.400 posti di lavoro nuovi. Quello sul lavoro è un impegno a tutto campo, di cui siamo molto orgogliosi. Si tratta di 800 milioni che nelle varie forme hanno sostenuto imprese, agricoltori, singole persone che cercano lavoro, con l'obiettivo più importante di superare la crisi, dando occupazione ai nostri cittadini.